Non sanno darsi una spiegazione i vicini di casa di Stefania Lala, la donna di 40 anni trovata senza vita a terra con profonde ferite alla testa nella resede di un condominio di Grosseto da un corriere che stava effettuando una consegna proprio in quello stabile. La donna era stata vista tranquilla e serena accompagnare attorno alle 8 di mattina i due figli a scuola. I bimbi hanno 7 e 10 anni, frequentano le elementari che si trovano poco lontano dall'abitazione. Era una ragazza tranquilla, racconta alla Nazione una delle donne che la conoscevano. Viveva per lavorare e per accudire i figli. Sapevo che si era lasciata dal marito e da una sua precedente storia, ma non ha mai fatto una parola e mai ha avuto un attimo di cedimento. Il corpo è stato trovato di fronte al doppio ingresso dell'edificio, lontano dal punto in cui si affacciano le finestre della casa di Stefania. In tasca non aveva le chiavi dell'abitazione, ma solo un piccolo disegno fatto da uno dei figli. Secondo i rilievi della squadra mobile che si sta occupando delle indagini, il cadavere è stato trovato a circa 4 metri dal muro del palazzo. Secondo una delle ipotesi al vaglio, la donna potrebbe essere caduta dalla terrazza condominiale di uso comune, ma la distanza dallo stabile apre perfino il dubbio che invece qualcuno l'abbia potuta colpire in quella piccola strada. Il volo potrebbe essere anche compatibile con una spinta vigorosa, datale proprio sul parapetto, vista la distanza dal punto in cui è stato trovato il corpo. Sarà l'autopsia a dare qualche risposta in più per quello che ad ora appare come un vero e proprio giallo.